Effettivamente quando sono arrivati, quando hanno fatto l'abuso di forza, erano parecchio, eh? Avvisiamo che si tratta di un abuso di potere e di forza e di violenza fisica che è avvenuta oggi a Bolzano, in provincia di Bolzano, ripeto, in strada Luzia Feld. Sono state prelevate un'auto, nel momento in cui è stata lasciata incustodita un attimo e con forza è stata presa con un atto veramente bruttissimo, registrato ovviamente, testimoniato, e poi è stata bloccata la mia auto. E tutta l'operazione è stata effettuata dalla Polizia Municipale, che non è un ordine di pubblica sicurezza. Stamattina è dalle 8:20 che una ragazza è qui, che è stata colei che è stata fermata, e addirittura stamattina lei ha vissuto, oltre alle vessazioni, anche provare a farla interdire. Quindi abbiamo vissuto con lei momenti molto particolari, surreali, quasi surreali si possono definire. E poi ci siamo mossi, lei era sola, ci siamo mossi da tutta Italia e siamo arrivati. E prego, vuole parlare con me? Mi dica. Valentina Fusco. Io non le do il consenso a nessun avvocato nominato. Tre possibilità: avvocato nominato, avvocato d'ufficio, puntini. Nei puntini si mette, difende da sola. Diritto di difesa. E nel frangente che noi li stavamo filmando, c'è stata una corsa contemporaneamente di quattro di loro, vestiti in borghese, polizia municipale, eh? Che hanno accerchiato l'auto e non ci hanno permesso di entrare, perché si tratta di atti amministrativi, non c'è nessun reato. E quindi in quel modo lì la legge gli ha permesso di prelevarla perché lasciata incustodita. E quindi considerate che era stata manomessa. Quindi erano state tolte le valvole alle ruote stamattina, era stata messa la ganascia e quindi è stato subito detto che non era sicura perché aveva le ruote sgonfie e non poteva circolare. E in questo momento si continua, quindi stanno verbalizzando. Nonostante il mio diritto alla presenza di un PM, nonostante l'ordine di polizia sia stato chiamato ad intervenire, gira le spalle dall'altra parte e non fa il proprio dovere, quindi non si sporca le mani, però ovviamente saranno chiamati in causa. E vai! E i carabinieri vanno via! L'ordine di pubblica sicurezza sta andando via. L'ordine di pubblica sicurezza che dovrebbe tenere in sicurezza i cittadini. Eccoci qua. E ripeto, se qualcuno avesse ancora il dubbio, hanno ragione loro, tutto questo è legale. No, signori, no. Perché avverrebbe in tutt'altra modalità se così fosse. E anziché urlare all'assurdo, dovremmo dimostrare con i fatti che nell'assurdo non ci si può più stare. Il codice della strada è un codice e non ha niente a che vedere con la legge. Ve l'avevo detto che da qui non mi muovo? No, era giusto per chiarire. No, chiarivo, ricordavo che da qui non mi muovo. Che Siamo fermi come dei ghiaccioli. da qui domani, dopodomani, non mi muovo.
Non le do il consenso per appiccicare nulla, quindi in questo momento lei sta facendo un atto vandalico. Vandalismo. Si chiama atto vandalico nel momento in cui il mezzo è già sotto vostra tutela e custodia. Mai fermare? Chi è lei, mi scusi? Dov'è Sì o no? l'ordine di pulizia? Accetta la copia almeno. Chi è lei, mi scusi? Dov'è l'ordine di pulizia? Ordine di pubblica sicurezza. Lei è un amministrativo, lei, la sua collega e i suoi colleghi. Come mai sono andati via i carabinieri? Ordine di pubblica sicurezza? Lei è un Ma che cosa amministrativo, c'entra lei? infatti sta emettendo un atto amministrativo. Infatti, non a caso. Non è un caso. No, vabbè, te l'hanno buttato. Volevamo questo, siamo arrivati a un punto di svolta. Vediamo chi ha la meglio. E abbiamo bisogno di voi perché questo deve fare rumore. Quindi ognuno di voi è fondamentale. Quindi questa è veramente l'ultima prova. O c'è la svolta oppure noi andiamo via. Te lo diciamo apertamente perché non ne vale la pena. Ciao Ciao. a tutti, noi ce la beviamo!